Pirandello. Sei personaggi in cerca d'autore. Nuovo giorno di prove in teatro. Il capocomico è pronto a iniziare il lavoro con la compagnia quando all'improvviso l'usciere attira la sua attenzione. Sono arrivati sei personaggi. Come sei personaggi? Non è possibile. Non è previsto l'arrivo di sei nuovi personaggi. Chi sono costoro? Sono sei personaggi che portano con sé un dramma doloroso. Sei personaggi sperduti perché l'autore che li creò non riuscì mai a metterli in scena e ora continuano a vivere indipendentemente dalle sorti del loro creatore. E per vivere davvero c'è bisogno che qualcuno li rappresenti. Ora, visto che gli attori presenti sulla scena non sono purtroppo all'altezza del compito cui sono chiamati, saranno loro stessi a mettersi in scena. I sei personaggi raccontano una storia infelice, quella di una madre spinta ad abbandonare il marito da cui ha avuto un figlio per costruire una nuova famiglia con un altro uomo. Alla morte di quest'ultimo, la povera donna sarà costretta a fare di tutto per mantenere la propria famiglia, coinvolgendo in questo compito, talvolta degradante, la sua stessa figlia. Un dramma doloroso davvero, quello dei nostri personaggi, ai confini del verosimile, perché la vita è piena di infinite assurdità, le quali sfacciatamente non hanno neppure bisogno di parer verosimili, perché sono vere. Ma che cosa è accaduto davvero tra i personaggi? Quali sordidi intrighi hanno dato vita al dramma che li lega? E che cosa succederà ora ai protagonisti? Sarà un colpo di pistola a sancire la fine della rappresentazione, senza che nessuno riesca a capire da dove è partito, se sia realtà oppure finzione, se i personaggi abbiano vissuto davvero o siano solo mere rappresentazioni. Ma in fondo la risposta non è così importante, poiché si nasce alla vita in tanti modi, in tante forme, albero o sasso, acqua o farfalla o donna, e che si nasce anche personaggi.